In principio fu il terremoto, poi arrivò la crisi. Come rialzarsi? In una provincia dove il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 59% e il PIL è fra i più bassi d'Italia, Franco Genzale pungola la politica a 34 anni di distanza dal disastro del 1980. Una data che, come sostiene Norberto Vitale, rappresenta la perdita dell'innocenza di questa terra. E questo libro non è un'opera letteraria, assolutamente. Qualcuno ha voluto gratificarmi così della qualifica di scrittore. Non sono uno scrittore, continuo a fare il giornalista, infatti il libro intervista è un lavoro giornalistico. Attraverso questa intervista si cerca di dare delle risposte, risposte da parte di due persone, devo dire che io trovo molto brave, ben preparate, Rosanna Lepore e Rosetta D'Amelio, che hanno esperienza amministrativa. Si cerca di dare delle risposte sul filo della memoria del terremoto e della ricostruzione. Certo, la fotografia dell'Irpinia di oggi, parliamo della fotografia del tessuto sociale dell'Irpinia, è una fotografia molto molto grigia. Abbiamo tassi di disoccupazione che sono i più alti in Italia, abbiamo un prodotto interno lordo in Irpinia che è 5 volte inferiore alla media nazionale, cioè c'è una situazione drammatica che dal mio punto di vista la politica non sta affrontando con la dovuta responsabilità. È chiaro, sono anche cambiati i tempi della politica. Avevamo durante il terremoto una classe politica di livello nazionale che ha potuto fare molte cose buone, qualche cosa anche cattiva. Oggi non c'è quella classe dirigente politica, per cui accusiamo i risvolti e purtroppo le devastazioni della crisi finanziaria in maniera molto più pesante. È possibile rialzarsi? Certamente sì, ma soprattutto ci riusciamo se guardiamo al passato non per avere memoria o nostalgia di quello che è stato, ma se guardiamo al passato per trarre l'insegnamento giusto che il terremoto ci ha dato. D'altra parte, una terra che riesce a rialzarsi da una devastazione naturale come il sisma dell'80 può fare tutto. L'associazione di Grotta Minarda Via Nova ha voluto organizzare la presentazione dell'ultimo libro del giornalista irpino Franco Genzale, un'occasione per ricordare ma anche per approfondire l'attualità con i protagonisti politici istituzionali. Tra questi, due amministratrici, Rosetta D'Amelio, attualmente consigliere regionale ma sindaco di Lioni nella delicata fase della ricostruzione, e Rosanna Repole, oggi nuovamente sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, ma soprattutto primo cittadino sul campo la notte del terremoto. Anche lei è tra i 31 sindaci della provincia di Avellino che hanno firmato e inviato una lettera al Premier Matteo Renzi. Motivo del pressing: ottenere lo sblocco dei finanziamenti assegnati dalle finanziarie del 2008 e del 2010, ma rimasti fermi nelle casse dello Stato. Ma io ho anche firmato il documento, mi sembra utile perché si sbloccano le ultime risorse, però ritengo che come amministratori, come comunità dobbiamo guardare oltre, sapendo che oggi ci dobbiamo misurare con altro tipo di progettualità per recuperare le risorse per le nostre comunità, per i nostri paesi.